amici e ben ritrovati nella mia cucina. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi per avermi iscritto in questi giorni riguardo alle mie preparazioni, ai miei piatti e ai miei dolci, e per avermi anche mandato parecchi messaggi privati chiedendomi appunto informazioni riguardo la ricetta oppure appunto la preparazione pratica del dolce, in questo caso la foresta nera. Mi piace che ci sia questo scambio di informazioni, questo scambio culturale e di tradizioni, perché è giusto che sia così in un territorio come il nostro, appunto l'Italia, che è l'eccellenza nel settore appunto della ristorazione. È dovere nostro, soprattutto nostro, di noi giovani, portare avanti una cultura appunto come la nostra e diciamo le tradizioni che ci sono state tramandate, di un lavoro prettamente pratico e artigianale come appunto la ristorazione. Ma arriviamo alla parte pratica, che è appunto la preparazione del dolce foresta nera, e quindi la base principale, che è il pan di Spagna al cacao. Il pan di Spagna è una preparazione diciamo molto facile, ha bisogno appunto di molta spumosità, quindi inglobare molta aria. In questo caso per il pan di Spagna al cacao abbiamo bisogno di 270 grammi di uova intere, abbiamo bisogno di 160 grammi di zucchero semolato e farina debole 160 grammi e cacao amaro 35 grammi. Ovviamente farina e il cacao devono essere setacciati per poi andare a inserirli nel composto diciamo di uova e zucchero. Procediamo con la preparazione. Allora, inserisco le uova intere. Inserisco lo zucchero. Aziono la planetaria. Mentre il composto sta montando, utilizzerò per questa preparazione uno stampo, un anello appunto da 22 cm di diametro, a cui appunto andrò a spennellarlo di burro per poi inserirci dentro la preparazione finita. Caso ha raggiunto i 17 minuti di montata, di lavorazione, quindi posso spegnere la planetaria. Il composto ovviamente sarà un composto abbastanza fermo, bello spumoso. L'importante in questa fase qui è non sbattere la frusta o comunque la tazza della planetaria, le bolle d'aria appunto si scoppiano e quindi il composto rischia appunto di smontare. Fase delicata è l'inserimento, quindi, quindi l'incorporare la farina e il cacao, perché dovete appunto prestare attenzione a non smontare il composto, quindi andrò ad aggiungerlo in due fasi. Delicatamente dal centro e quindi dal basso verso alto e ruotare sempre la tazza. Ecco qui il composto è pronto. Nel frattempo ho preriscaldato il forno, in questo caso di casa, forno statico a 180 gradi, e lo inserisco ora all'interno dello stampo. Una volta inserito l'impasto nello stampo, anche qui prestare attenzione a non dar colpi alla teglia e a stendere
l'impasto in maniera delicata, velocissima e senza appunto troppe lavorazioni. Ecco qui ho raggiunto la temperatura di 180-190 gradi del forno, ora vado ad inserire lo stampo e la cottura sarà ultimata quando il cuore dell'impasto, quindi il cuore del pan di Spagna, raggiunge circa i 91 gradi e ovviamente il tempo è variabile da forno a forno, ma indicativamente dai 10 ai 15 minuti. Eccoci qui amici, il pan di Spagna è cotto, è pronto, è raggiungimento del 92° grado al cuore. Se non avete né il termometro né l'orologio, basta semplicemente prendere il palmo della mano e fare una leggera pressione. Se il pan di Spagna a effetto molla ritorna in alto e non prende la forma della mano, appunto vuol dire che è pronto. Adesso ormai saranno passati circa mezz'oretta da fine cottura, quindi posso sformarlo. Ecco qui. Come vedete, pan di Spagna, altezza desiderata. La prossima preparazione che andrò a fare è quella della crema chantilly e quindi andrò a montare con appunto la frusta elettrica 600 grammi di panna fresca con 95 grammi di zucchero a velo. Aggiungerò anche del concentrato naturale di vaniglia per dargli il classico aroma appunto della crema chantilly. Una volta montata la panna, che dovrà prendere la consistenza di una panna montata ma non troppo, andrò a posizionarla in frigo e la lascerò riposare nel mentre continuo con la preparazione del taglio del pan di Spagna, la bagna del pan di Spagna e il posizionamento delle amarene. A questo punto, con un taglia pan di Spagna, che è un seghetto una specie di traforo, andrò a tagliare appunto il pan di Spagna in tre strati. Ovviamente l'ho già precedentemente tagliato, avrò tre dischi su cui appunto fare la bagna appunto su ogni disco, posizionare una corona di amarene. Ovviamente dovrò asciugarle bene con pezzo di Scottex proprio per non farli lasciare troppo sciroppo quando entrano in contatto con la panna. Posiziono il primo disco di pan di Spagna all'interno dell'anello, prenderò le amarene e le farò sgocciolare e quindi asciugare sopra. Vado a fare la bagna completata. La bagna ovviamente dovrà essere dosata in base anche all'altezza dello strato del pan di Spagna. Prendo le amarene tagliate, la parte tagliata dell'amarena, e quindi la parte piatta, andrò ad appoggiarla verso il lato dello stampo, quindi a contatto con lo stampo, e così via, a effetto corona, cerco di riempire tutta la circonferenza. Posiziono il secondo disco di pan di Spagna sopra la panna, andrò a fare un po' di pressione giusto per livellare un po' il tutto.
ancora Bagna e ancora un altro giro di corona di Amarena. Completato l'ultimo strato, andrò a posizionarla in abbattitore fino alla decorazione, quindi in abbattitore per circa mezz'oretta. Dopo che la panna si è raffreddata e quindi tutti gli ingredienti si sono un pochino riuniti e solidificati, vado a sformare togliendo l'anello, vado a togliere belli in vista e sono pronto per dressare la panna a ciuffi come decorazione finale. Le amarine. Ogni ciuffo di panna. Dolce foresta nera,